Ciao a tutti e bentornati su Painting Sam. Sono tornata, lo so, è un sacco di volte che ormai vedete video di questo tipo, ma è così. È inutile che vi sto a raccontare del fatto che appunto mi sono fratturata la caviglia e quindi sono stata ferma per mesi. Adesso poi ci si mette naturalmente la quarantena e quindi io però mi riprendo in questa maniera, quindi comunque diciamo che si trovano sempre i lati positivi. Dunque, visto che siamo in quarantena, cerchiamo qualcosa per passare il tempo e ho deciso di registrare questo trucco con delle novità, che, o meglio, per me sono novità, nel senso che le ho acquistate da Cosmetic for Less mesi fa, poi ovviamente con la frattura non ho potuto più, non ho avuto diciamo tempo da dedicare comunque al canale. Vi faccio vedere quindi dei prodotti nuovi all'azione e vi chiedo dal proposito quale tipologia di video vorreste vedere comunque nel mio canale. Io stavo pensando anche a video a tematica casa, proprio perché ho cambiato naturalmente casa, sono andata a convivere e di conseguenza volevo farvi vedere magari come sto sistemando casa, perché siamo andati a convivere da giugno e quindi capite bene che è ancora in fase di assestamento. Poi sono fissata comunque con l'arredo, col design, tenete conto che mio fratello è architetto e quindi va da sé. E poi non ci troviamo quasi mai d'accordo, perché se conoscete qualche architetto sapete bene che per loro l'ideale sarebbe tutto minimal, tutto bianco, tortora, poche cose in giro, e io non sono una da tanti oggetti in giro, ma forse per lui non ci dovrebbe essere, non ci dovremmo essere neanche noi dentro casa, quindi. Fatta questa premessa, vi volevo chiedere anche poi consigli, perché mi sono dimenticata di chiedervelo nel video, sull'armocromia. Perché io non sono assolutamente esperta, però sono curiosissima di capire a che stagione appartengo. Siccome so che ci sono molti di voi invece che sono molto esperti, volevo capire, ragazzi, voi mi conoscete da tempo. Ora, lasciate perdere naturalmente che ho i capelli con i riflessi rossi, però di base ho un castano che quando ero piccola era molto caldo, perché ero rossiccia da piccola, e col tempo è diventato quasi un castano cenere. La carnagione la vedete? La vedete? Vabbè, adesso sono truccata, però mi vedete meglio nel corso del video. E quindi se riuscite a darmi delle idee, io sarei molto contenta. Già. Va bene, detto ciò, io vi lascio al tutorial. Vi mostro in azione appunto diversi prodotti, tra cui anche questa palette di Makeup Revolution di Roxaurus. Questa qui, che ha questi gioiellini all'interno. Questi due colori all'interno, diciamo che ho avuto un po' di difficoltà, in linea di massima ve la consiglio, perché comunque per 10 euro è un buon investimento, ti permette veramente di giocare tanto con i colori, però è molto difficile da i colori, diciamo che una volta sfumati tendono a perdere l'intensità e quindi a diventare quasi un tutt'uno, però devo dire che per giocare con i colori è veramente molto carino. Comunque vi lascio anche delle foto e vi mando un bacio, alla prossima. Allora, uno è 0,47 medium rose e l'altro è 0,20 light beige. Non mi chiedete perché ho preso questi due colori, vedendomi cadaverica in faccia in questi giorni, ho preferito, o meglio in questi giorni, in questi mesi, ho preferito prendere questi due. Certo, uno non ricordavo fosse rosato, però comunque li andiamo a provare. Anche perché in questi giorni di quarantena emetto prima... Qual è quello un pochino più? Questo è troppo chiaro. Il 0,20 è molto molto chiaro, quindi proviamo prima con il 0,47 medium rose. In questi giorni di quarantena ovviamente, e in più quando mi sono ovviamente fratturata la caviglia, sono stata naturalmente molto a casa, quindi questo significa che sole zero e niente. Quindi ora capiamo un pochino come risollevare un po' le sorti, però questi capelli me li devo mettere dietro, non c'è niente da fare. E spiattello un pochino di quello beige qui. E le lentiggini cominciano a venire prepotentemente fuori comunque.
Ora vediamo un pochino come stenderlo. Allora, l'ho fatto settare un pochino, adesso prendo la spugnetta piccolina, una specie di beauty blender. Questa l'ho presa da sempre Makeup Revolution, se non ricordo male, ma vi parlo di mesi fa, e la bagno un pochino. Naturalmente queste sono operazioni che voi comuni mortali dovreste fare in bagno. Io però, per farvi vedere tutto, perché sono bravissima, ve lo faccio con lo spruzzino qui in diretta. Si dovrebbe, diciamo, ingrandire un pochino. La spugnetta effettivamente è diventata un pochino più grande. Questa qui ve l'ho fatta vedere con la piccolina. Andiamo a stendere, vediamo che succede. Ho cambiato nel frattempo le luci, come potete vedere il setting è ovviamente diverso. Sono appunto, come ho detto nel video di ormai 6 mesi fa, a casa nuova, a casa mia. E quindi niente, quindi ora vedrete, insomma, dei video girati qui. Devo ancora risolvere il problema bene dell'audio, perché so che c'è un po' di eco, però datemi il tempo di capire un pochino come fare, anche perché appunto sto cercando anche di organizzare al meglio la stanza. Ci sono dei video che voglio farvi a tema proprio casa, se vi può interessare, anzi datemi delle idee per quanto riguarda proprio i video che vorreste vedere nel canale, perché appunto ci tengo e vorrei anche fare appunto dei video riguardo casa, perché naturalmente adesso le risorse sono investite maggiormente in quest'ambito e quindi insomma è chiaro che il resto passa tra virgolette in secondo piano. Comunque il correttore si è settato benissimo, ci vuole un po' di tempo per lavorarlo perché comunque si era fissato piuttosto bene, quindi magari bisogna aspettare un pochino meno. Io avrò aspettato più di 5 minuti, però devo dire che effettivamente fa veramente un bel effetto. Io ora spero che si veda comunque dalla videocamera, non voglio avvicinarmi troppo perché voglio far vedere comunque tutto l'insieme, però penso che si veda, insomma, che ha coperto bene. Full cover direi alta come coprenza, però totale no, un minimo di accenno di alone se faccio così si vede, però è veramente molto valido e comunque i colori devo dire che vanno bene. Quello che facciamo adesso è andare a prendere invece una base e provo questa qui di Verochet. Non me lo fate pronunciare in francese, che non ho una più pallida idea di come si dica. E insomma, una base occhi. Io base occhi non ne sto usando proprio perché ovviamente, e voi dite, ma se non make up artist non lo usi? Sì, o meglio, per quello che faccio o che facevo fino ad ottobre, perché poi ovviamente di uscire se ne è parlato solo, diciamo, con per andare magari dai miei a Natale e basta, perché poi la frattura e quarantena, insomma, non ho fatto quasi niente se non andare a fisioterapia e non ho avuto naturalmente bisogno di mettere nessun premio per ombretto, quindi insomma ora valuteremo un pochino insieme come questo primer ci facciamo due idee. Intanto vi posso dire che è una buona base, non troppo pastosa, e ha aderito bene alla palpebra, quindi sembra un buon primer, però lo dobbiamo testare, lo dobbiamo verificare. Adesso invece andiamo a prendere la palette che trovate ancora sul sito di Makeup Revolution. Ripeto, questo è un ordine che ho fatto mesi e mesi fa, però rivedrete appunto adesso, ed è la palette di Roxy, Roxaurus. Io non la seguo, non so chi sia, abbiate pazienza, sono andata a verificare comunque, meglio, sono andata a vedere il canale e però insomma non la conoscevo, ecco. Quello che però mi ha fatto innamorare di questa palette è stata la combinazione dei colori, che è questa qui. Io non ne sento mai parlare in giro, cioè, di questa palette, ma è bellissima. Cioè, ripeto, non l'ho provata, però se è come tutte quelle altre di Makeup Revolution, dà dei buoni risultati. Certo, non sono cose che io utilizzo, per esempio, su spose o se trucco amiche e quant'altro, a meno che non vogliano naturalmente dei look scenografici o per qualche evento particolare. Però su di me, per esempio, li utilizzo sempre, mi trovo benissimo, per chi vuole un look quotidiano sono perfette. Gli ingredienti ovviamente non sono buoni, cioè quando parliamo di palette che costano comunque 9,90€, 10€, 12€, è normale che gli ingredienti non siano ottimi, vanno prima male, cioè
provate ad annusare le vostre palette di Makeup Revolution che magari avete da anni, noterete comunque che rispetto magari ad altre palette l'odore è cambiato, e quindi io ho dovuto buttare per esempio una di queste, ma l'ho ricomprata perché oggettivamente il rapporto qualità-prezzo è ottimo e vi permette di avere veramente tanti colori e di poter giocare tranquillamente. Quindi se non dovete stare fuori magari tutta la giornata, questa palette regge tranquillamente, perché sennò un po' si affievoliscono i colori, però è ottima alla fine. E poi dipende sempre naturalmente da che base mettete sotto, quindi ora testeremo per bene questa base. Non voglio andare a mettere la cipria perché voglio vedere come tiene proprio il primer, spero che non sia di quelli che dopo un po' fa le pieghette o che diventa oleoso. Comunque andiamo a testare la palette. Allora, io non ho la più pallida idea di quello che voglio fare, però voglio provare a giocare un po' con i colori, visto che è da tempo che non lo faccio, quindi nel caso dovesse venire una schifezza, pazienza, però almeno ci siamo divertiti. Allora, vado a prendere il pennello di Zoeva, sempre lui, il Fluffy Brush, ne avrò giusto qui 10 miliardi di pennelli di Zoeva, però ne ho trovato uno migliore. Per chi ha la tipologia di occhio come il mio, o comunque occhi con poca palpebra mobile, quello di Morphe è più sottile come sezione e quindi riesce ad andare meglio in un tipo di palpebra come questa, quindi provate. Ad ogni modo, vado a prendere Blue Lagoon, quanto è carino questo, c'è proprio l'azzurro, ho preso il colore più pazzo della palette, però va bene così, ci proviamo, e lo vado a mettere nella piega fino a tre quarti più o meno, vediamo un po' com'è. No ragazzi, non mi piace, nel senso che sta facendo un po' di macchia e quindi vado a mettere un pochino di cipria comunque sull'occhio, perché sento che la base non fa scorrere bene comunque l'ombretto, e in più vado a fare le sopracciglia perché sennò qua non si capisce niente, quindi ci vediamo tra poco. Ok, ho fatto le sopracciglia e ho spolverato un po' di cipria, ora proviamo a riprendere Blue Lagoon. Ah sì, va decisamente meglio. Non si sfuma con una facilità incredibile, però ha una buona pigmentazione, devo dire, e comunque tutto sommato è carino. Cioè, ragazzi, io non lo so perché mi sto truccando di azzurro comunque, cioè questo è veramente amore nei vostri confronti per farvi vedere come funziona la palette, perché è un colore che io non utilizzo mai. E tra l'altro il mio occhio non è un occhio che, o comunque il mio viso in generale, non è diciamo adatto più che altro, tranne se magari il capello liscio e quant'altro, ha dei trucchi così esagerati, o meglio io non sono più abituata a vedermi, però il make up è un'arte e quindi continuiamo a dedicarci. Vedo tipo, no? E quando ci sono degli occhi molto grandi, molto aperti, questi trucchi così colorati sono bellissimi da vedere, a me non mi piacciono molto. Però su di me non tanto, quindi se qualcuno si vuole offrire come modella, venisse a casa, io la trucco e facciamo un bel video. Adesso, siccome non sono abbastanza soddisfatta ancora, facciamo che prendiamo con... Perché ragazzi, qua bisogna sperimentare, noi ci proviamo, quello che viene più. Prendiamo Fetch, si dovrebbe pronunciare così, insomma il fucsia, se avete capito bene. Prendiamo il fucsia. Lo prendo con un altro pennello di Zoeva, che è il Soft Finer, sto qui quello con la sezione appunto più sottile, da ombretto proprio. Di spolverare spolverano poco, devo dire la verità, sono tutti opachi quelli che sto prendendo, è la prima fila è tutta opaca, quella di colori pazzi. E la mettiamo qui, sulla palpebra mobile praticamente, questo è un trucco di Pasqua, non so quando uscirà questo video, ma nel caso sappiate che è stato girato prima di Pasqua, è la colpa quindi del montaggio, perché mi aiuterà Raffi, nel caso di Raffi, quindi sappiamo questa cosa. Comunque, pigmentato abbastanza, però diventa più rosa, che nel mio caso è buono perché non volevo un colore troppo forte, però se notate diciamo che non è un fucsia proprio pieno, comunque si sfuma meglio del celeste, è molto carino. Ovviamente qui si crea poi una transizione che diventa una sorta di viola, non male, non male.
Allora, siccome non sono contenta, abbiamo detto che deve essere un trucco extra, vado a prendere anche il Lemonade, e quindi il giallo. Lo prendo con questo pennello di Sephora, quello doppio, che ha da una parte quello per la sopracciglia, dall'altro quello a penna, il pennello a penna. E lo portiamo all'inizio, signori, proprio qua. Vediamo che cosa ne esce. Allora, diciamo che se io li prendo così, già alla vista comunque, se io li prendo col dito, sono abbastanza pigmentati, però voi non vedete delle una carica di colore così eccessiva. Il che a me piace, perché preferisco modularli i colori piuttosto che avere subito un effetto di colore troppo pieno che magari non mi piace. Quindi la cosa buona di questi ombretti è che comunque si gestiscono bene. È chiaro però che non stiamo parlando di un giallo estremamente carico. Io ora vi faccio l'esempio e vi prendo, aspettate, vi prendo, dov'è? Ecco qua, Chrome Yellow di MAC. Ovviamente questo è satinato però, ma vediamo se funziona. Eh sì, vedete la differenza? Cioè, se io adesso lo vado a mettere qui, sì, questo è un giallo, lasciate perdere come lo sto mettendo, però guardate, è un giallo acceso, molto vibrante, è bellissimo, ha cambiato tutto. Quindi insomma, questo giallo così così, su in su, però continuiamo, lo applichiamo anche di qua. Magari sapete cosa? Si può provare a mettere una base o bianca oppure gialla. Io ho una matita gialla, per esempio, della Essence, si può provare a metterla sotto. Chiaro, però ricordatevi che fa spessore, quindi qualsiasi cosa mettete sulla palpebra correte in più, qualsiasi passaggio in più fate sulla palpebra, corriamo il rischio comunque di fare più spessore. Chiaro che divido, queste cose comunque sono carine e basta. Però se ci dovete uscire con un trucco del genere, io comunque vado a riprendere il cromiello, perché questo giallo proprio non mi sconfiggerà più di tanto. Adesso, siccome non sono ovviamente contenta di quello che però è uscito, vado a prendere questo pennello che è di Mulac ed è il Crease Brush, lo adoro. Vado a prendere Twilight, che è questo qua, ed è un indaco praticamente. Lo prendo, e se mi state chiedendo come pulisco i pennelli di volta in volta, mi aiuto con questo Brush Cleanser Pot. Questo Cicatrice lo trovate su Cosmetic for Less, e pulisco i pennelli girandoli semplicemente all'interno. È una sorta di spugnetta che insomma va a pulire immediatamente i pennelli, questo quando vi servono, diciamo, al momento. La pulizia ideale non è quella, ovviamente. Vado a mettere quindi Twilight nella piega e si perde un po', si perde un po'. Non so se sto riuscendo a mostrarvi, diciamo, tutto. Si sta andando a scurire, però in realtà io volevo che si fondesse col celeste di sotto, ma sta venendo tutto un insieme, cioè non si sta sfumando, non ci sono sfumature e gradi di colore. Pensavo meglio. Vedete, se io provo a intensificare solo la fine, non è scuro come dovrebbe essere. Vabbè, lo porto avanti. Provo a riprendere un pochino di fucsia e lo picchietto di nuovo al centro, almeno per dare un minimo di gioco di colore, perché sennò veramente non si distingue più niente. Rimane solo cromiello e il blu, diciamo, ma niente di che. Vabbè, allora, per il momento lasciamo così, vado a piegare le ciglia, a mettere il mascara, voglio provare il Gentleman di Mulac, che l'ho preso mesi fa ma non l'ho ancora mai utilizzato, comunque il pack è stupendo. Quindi metto mascara e torniamo per fare la parte di sotto.
Allora, ragazzi, la prima cosa che noto, tenete conto che sono mesi che non applico il mascara, quindi e che va un pochino comunque passato sul bullet, perché deve scaricare un po' di prodotto, è troppo pieno. Le setole comunque sono buone, abbracciano bene, però è troppo pieno, guardate quanto prodotto in più ha preso, spero si riesca a cogliere. Quindi scaricatelo bene prima e poi. Allora, effetto lunghezza, assolutamente sì. Devo capire se fa anche abbastanza volume. Io uno dei miei mascara preferiti è Black Mamba, sempre appunto di Mulac. Fa delle ciglia super definite, grosse, nerissime, lunghe. Però io di norma odio gli scovolini in silicone e invece il Black Mamba è in silicone. Però che vi devo dire, mi piace assai quel mascara, perché appunto le separa, le incurva, le allunga, tiene la piega tutta la giornata. Teoricamente questo dovrebbe piacermi di più proprio per la, le setole che non sono in silicone. Però non lo so, vediamo un po'. Intanto da questo lato mi sono sporcata e vabbè. Allora, adesso prendiamo una matita che non c'entra assolutamente niente, ma a me piace così. La Minted di MAC, questa qui. La mettiamo nella prima parte sotto. Anzi, mi spingo un pochino più avanti. Così. E facciamo anche l'altro lato. Tanto poi andremo a sfumare. E poi all'interno dell'occhio, siccome non ci basta, mettiamo questa Electric Vibes Liner di Essence nel colore No Regrets 05. È una delle ultime uscite da quello che ho capito, ma potrebbe anche essere... Wow! Cioè scrive tantissimo, le voglio tutte, no vabbè ragazzi, cioè, ma state vedendo come scrive, pazzesca, le voglio tutte adesso, guardate appena appoggio, già scrive, questo sì che è un Electric Vibes, e niente, questo è sempre su Cosmetic for Less, l'ho presa, sempre in quel famoso ordine di cui vi parlavo. Fantastica, cioè scrive un sacco, l'ho appena appoggiata, meravigliosa, le voglio tutte. E poi all'interno dell'occhio, sempre di Essence, questa Facial Pencil Neon Sweetie, la 17, che è appunto quella gialla di cui vi parlavo prima. La scaldo un pochino perché queste qui sono un po' dure e quindi insomma, e la porto qua davanti, così andiamo a fare, andiamo a mettere un pochino di giallo anche sotto, intensifichiamo un pochino questo look che voleva essere un look festivo. A questo punto riprendo Chrome Yellow di MAC perché non ho intenzione di prendere il giallo della palette che si vede veramente poco ed è opaco, e in questo punto non tanto mi piace, almeno non sempre. Lo porto sotto. E adesso invece con un altro pennello ancora, questo qui di quelli angolati, prendo, che colore prendo? Che non abbiamo un verde che sia verde verde, va bene, quindi vuol dire che non prenderemo il verde, ma prenderemo, eh sì, che colore prendiamo? Boh, allora facciamo così, siccome ci dobbiamo divertire, facciamo che prendiamo con un pennello a sezione piccola piccola, con questo della MUA, Makeup Academy, prendiamo prima Dinosaur, che nome bellissimo, il verde chiaro, il verde prato, lo metto subito dopo il giallo. Che cosa, dobbiamo fare le cose strane, dobbiamo fare bene. Praticamente questo è un verde proprio neon, e non è malvagio, anzi, e sta schiarendo un pochino il verde
di MAC, giusto per fare un po' di transizione. E adesso prendiamo prima Memories, questo qui, sempre con lo stesso pennello, lo andiamo a mettere sopra al verde menta. Ok, non si vede assolutamente, però sta scurendo il verde menta e va bene così. E poi a chiudere ci mettiamo un po' di Twilight. Così, proprio qui nell'angolo esterno, e tiro un po'. Ok, allora diciamo che questo è il look occhi quindi terminato. Diciamo che tutto sommato, ragazzi, pensavo venisse peggio, quindi dai, si può fare. Adesso invece completo il resto del volto e vediamo se ho qualcosa da farvi vedere. Penso di sì, quindi ci vediamo tra poco. Ok, sono tornata, ho messo un velo di fondotinta in polvere, un po' di blush, un po' di terra, ma veramente in maniera molto easy. E adesso prendiamo invece questa palette di Slick che ho ricevuto gratuitamente tramite appunto il sito di Cosmetic for Less, acquistando tutto quello che alcune cose che vi ho fatto vedere prima. Ed è questa palette di illuminanti che è bellissima, io non ci riesco, ho messo un euro, è bellissima. Allora, partendo dal presupposto che ci sono 1, 2, 3 illuminanti in crema, che sono questo, quello verde al centro e questo rosato che è bellissimo perché ha proprio delle paluzze rosa all'interno. Poi abbiamo due invece illuminanti appunto in polvere, questo dorato che è un dorato abbastanza caldo e questo rosato che ha sempre paluzze rosate all'interno. Se mi seguite su Instagram avete visto una foto che ho postato dove sto insieme a Raffi, dove ho questo illuminante addosso. Vi lascio comunque il link nell'info box al mio canale Instagram, e dove ho un vestito a pois bianco e blu. Lì si vede un pochino il riflesso appunto dell'illuminante rosato ed è bellissimo. Lo vado a prendere con questo pennello di Spectrum che ho trovato nel calendario dell'avvento adesso non mi ricordo, però ve lo scrivo appunto da qualche parte, intanto lo vado a piazzare. E questo è uno di quegli illuminanti che ha un po' di brillantini, eh. Io infatti preferisco sempre prenderlo con dei pennelli che siano un pochino più densi rispetto a questo qui e che quindi mi consentano anche di gestire meglio la zona dove voglio andare a mettere l'illuminante, perché soprattutto se avete comunque un volto piccolo, questo tipo di illuminante, come vedete, questo tipo di pennello prende una sezione troppo larga e quindi non va bene per i volti più piccoli. Ad ogni modo io spero che si veda, perché è soft come effetto, lo sapete io non amo gli illuminanti troppo forti, però si nota, fa una bellissima luce e rilascia questi glitterini che secondo me sono stupendi. Cioè io spero vivamente che si veda l'effetto luce che dà, e soprattutto quando vi girate appunto si vede questo effetto rosato che è stupendo. Mi è venuto il calendario dell'avvento di ASOS, secondo me era quello che meritava più di tutti veramente, perché avevo una selezione di prodotti stupenda, un po' di trucco, un po' di skin care, e per la maggior parte era tutta skin care comunque con un buon inci. Alcune cose infatti le ho regalate perché non avevano inci, diciamo, ingredienti a me congeniali, e altre, moltissime altre me le sono tenute. Invece ho avuto modo di provare diversi prodotti. Come vedete l'effetto dell'illuminante è stupendo. Per le labbra non ho nuovi prodotti da mostrarvi, o meglio ce l'avrei, ed è questo matte liquid lipstick di Juvia's Place. Finalmente ho avuto modo, Raffi me l'ha regalato per Natale, mi ha regalato due palette di Juvia's Place e questo rosato liquido che è bellissimo. Però è un rosso che ha una punta di arancio e non azzecca assolutamente niente con questo look, quindi
vi farò un look con le palette di Juvia's Place e poi proviamo insieme questo prodotto, perché ho, ripeto, alcune cose nuove da mostrarvi. E ora invece andiamo a scegliere un rossetto che si intoni comunque un pochino a tutta questa Marlan. Proviamo con questo rossetto liquido della Revlon, si chiama Ultra HD Matte Lip Color. Allora, questo è un rossetto che io non ho capito, vi sono sincera, intanto lo applico, nel senso che su di me non diventa matte dopo un po', quindi boh. L'odore è buonissimo, è tipo vanigliato, ma buonissimo. La texture è stupenda, il colore è stupendo, questo è il numero, perché non ve l'ho detto? Ah, perché non ha numero. No, 610 HD Addiction, dovrebbe essere questo, 610. Comunque il colore è stupendo, ora lo vedrete, però non diventa opaco e rimane sempre un pochino morbido sulle labbra, quindi avete la sensazione che comunque viaggi il prodotto. Vediamolo insieme. Rilascia colore e quasi percepite proprio la pressione dello scovolino sulle labbra, però non diventa mai completamente opaco. È strano, però vedete che colore sto dando. Magari, ecco, non fate come me che non ho applicato la matita prima, perché comunque è un colore che si muta. Ecco, allora, il colore è questo, è bellissimo, è un rosa bello intenso, carico, però io non so se si può evincere questa cosa da un video, ma se io faccio, io sento che comunque il colore si sposta, chiaro che non migra fuori, però avete la sensazione di avere più un rossetto sulle labbra che non una tinta labbra, ma un rossetto liquido. La sensazione del rossetto liquido è più sottile, questo invece dà proprio la sensazione di un rossetto corposo sulle labbra, sebbene sia un rossetto liquido. Quindi nella vostra testa macina, diciamo, qualcosa di diverso, però vabbè, queste sono mie idee mentali strane e quindi pace. Comunque, questo qui quindi è il risultato finale. Io spero che vi sia piaciuto, sono contenta di essere tornata e io sono sempre qui a disposizione. Vi mando un bacio, spero che siate tutti bene e al prossimo video.